una candidatura voluta dal ministro Carfagna, così Enzo Pasca spiega la sua candidatura nella fila di Forza Provincia nel collegio di Vallo della Lucania. Ma questa era una candidatura, diciamo, in una lista voluta dal ministro per Forza Provincia. Diciamo che la lista praticamente di tutti i forzisti, pertanto in lista noi abbiamo Messina, il sindaco di Cava, il vice sindaco di Pagani, Bottone, consigliere uscente, Annunziata, il fratello di Soglia, l'onorevole, insomma tanti altri forzisti che si sono voluti riunire. Innanzitutto bisogna fare una mappatura seria del Cilento. Per me la cosa più importante è quella di creare il tratto autostradale da Agropoli fino a Salerno, per fare in modo che il Cilento si possa spostare, i cilentani si possano spostare con più agevolezza e permettere praticamente un avvicinamento di quelli che sono i centri urbani tra Salerno, l'Agro Nocerino. Poi bisogna utilizzare quelli che sono i mezzi fino ad ora creati. Il parco. Il parco è stata una cosa giusta, fatta da chi l'ha voluta, ormai siamo a un punto in cui non è che si possa tornare indietro. Allora il parco c'è, bisogna farlo funzionare. Esistono dei servizi, l'ospedale, l'ASL, tutto ciò che praticamente è stato fatto fino ad ora è stato visto nella veste sbagliata, a mio avviso. Io sono un medico, sicuramente è stato fatto tanto. Quell'aspetto deve essere visto come un servizio, a servizio soprattutto della popolazione. La cosa importante è fare in modo che i giovani e le persone praticamente che vivono qua nel Cilento devono trovare delle possibilità di lavoro, che bisogna crearle.